Bene, buongiorno a tutti, amici italiani in Italia e all'estero. Sono Fabrizio Ciancio, mi conoscete oramai da 2 anni, faccio interviste alle persone più interessanti di questo pianeta, perché non ho la connessione internet per gli altri pianeti, se no. e oggi beh, sapete che siamo sulla radio italiana in Florida, la radio del buon senso, perché cerco sempre di capire, e capire vuol dire anche differenziare il vero dal falso, e quindi cerco di chiedere alle persone che hanno avuto più esperienza, più diciamo pratica di me, hanno studiato più di me, perché insomma, e quindi cercare di avere una comprensione della vita e di quello che succede oggi, al giorno d'oggi, nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi oggi abbiamo un altro professore molto importante, molto, diciamo, con un sacco di cultura. Ecco, quindi voglio passare subito la parola al professor Vincenzo Iorio. Grazie Fabrizio di questa meravigliosa opportunità che mi dai. Niente, che dirti, io mi sono occupato di tantissime cose nella mia vita, non una sola cosa, però. Diciamo che la parola hobby nel vocabolario è associata al mio cognome, nel senso che qualsiasi cosa mi ha sempre affascinato nel mondo della natura. Però dove probabilmente dobbiamo approfondire è una tematica che a me, diciamo, mi è capitata fra le mani all'incirca dopo gli anni 2000, per essere precisi nel 2003. E devo ringraziare internet, devo ringraziare la rete che ci ha permesso di ricevere informazioni precise su degli esperimenti che venivano fatti in Giappone e venivano fatti anche in Francia, ed erano esperimenti che erano legati alla... Io è un termine questo delicato, quando uno dice fusione fredda gli altri si cominciano a rabbrividire, perché oggi, come tu sai, questo argomento è ancora un argomento tabù. Però diciamo che queste esperienze che venivano fatte nel mondo erano associate a questo tema. Poiché io l'ho già affrontato, perché nel 1992 qui a Caserta, nel mio laboratorio con il professor, tra l'altro, Alessandro Dattilo, abbiamo già effettuato noi facemmo una cella differenziale in cui ripetemmo più o meno l'esperimento di Fleischermann e Pons, con risultati purtroppo non positivi, ma unicamente perché fummo costretti a interrompere i nostri esperimenti per ragioni di costo, usando palladio e acqua pesante. Ricordo alle persone che ci stanno ascoltando che l'acqua pesante è semplicemente un isotopo dell'acqua normale, ma che costa tantissimo. Un litro d'acqua pesante oggi costa 5.000 euro. E in quel caso a noi, in un primo momento ce lo regalarono, poi dovettimo comprare delle piccole porzioni, cioè 10 cc di acqua pesante per fare questi esperimenti. E diciamo nel giro di qualche anno interrompemmo quella serie di ricerche. Quando nel Acqua 2003 scoprimmo pesante nella cosa rete, sarebbe? dimmi. Sì, L'acqua pesante allora, cosa sarebbe? Perché sennò non... ottimo, 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 bravo. No, ti ringrazio di Sorry. farmi delle domande atte a chiarire. Allora, l'acqua che, anche tra l'altro è un argomento importante, l'acqua che noi conosciamo, quella che costituisce il nostro corpo, quella che esce dalla fontana, è acqua prevalentemente fatta con una molecola semplicissima. Un atomo di ossigeno e 2 atomi di idrogeno, tant'è vero che noi la chiamiamo H2O. L'idrogeno che sta in questa molecola è un idrogeno che ha un peso atomico unitario, cioè c'è un'unica particella nel nucleo chiamata protone e basta. Quindi è una molecola, lo voglio dire il numeretto, anche se può dar fastidio a uno spettatore non, diciamo, della materia, però il peso atomico della molecola dell'acqua è 18, quindi quello è il numeretto dell'acqua. Però in natura non c'è solo l'idrogeno, ma c'è un isotopo dell'idrogeno, cioè c'è un atomo di idrogeno che non ha solo il protone nel nucleo, ma c'ha un neutrone. Quindi ha un peso doppio. Se per caso io formo dell'acqua, invece di utilizzare l'idrogeno isotopo naturale, utilizzo l'isotopo dell'idrogeno, quello che sto chiamando adesso, che si chiama tra l'altro deuterio, ottengo un'acqua che ha peso atomico 20. Doppio. Quindi è un'acqua che pesa di più. Quella di prima pesava 18 come unità atomiche. Questa qui pesa 2 volte in più, 2 diciottesimi in più, quindi pesa 20.
Quest'acqua si chiama acqua pesante e ne abbiamo a memoria, ti dico, che è circa lo 0,016% dell'acqua disponibile che noi abbiamo, c'è questa quantità di acqua pesante in giro. Tant'è vero che durante la guerra i tedeschi cercavano di utilizzare con dei sistemi di a distillazione frazionate, cercavano di recuperare quest'acqua distillata, quest'acqua pesante, perché quest'acqua pesante ha delle proprietà nucleari interessanti. È un moderatore, per esempio, di flussi di neutroni, quindi è un'acqua che ha delle caratteristiche. Quest'acqua è stata utilizzata negli esperimenti di Fleischmann e Pons per quanto riguarda quei famosi esperimenti che nel 1989 fecero tanto scalpore per quanto riguarda quella manifestazione, quella informazione, quella diffusa notizia che riguardava appunto la fusione fredda. Ed ecco l'acqua pesante che noi siamo stati costretti a comprare quando abbiamo ripetuto nel 90 quei famosi esperimenti. Quindi penso di averti risposto sulla domanda. Perfetto. Allora, adesso il problema qual è? È che l'acqua leggera è ovviamente più comune, quindi costa molto di meno. E quando noi ci siamo accorti che i famosi esperimenti che venivano sviluppati in quel periodo riguardavano esperimenti con acqua semplice, acqua, non dico acqua di fontana, sempre un'acqua chimica, un'acqua pura, distillata, un'acqua super stabilizzata, super distillata. Quando ho visto che facevano questi esperimenti, ci siamo chiesti, caspita, possiamo farli anche noi, che non abbiamo denaro, che non abbiamo tanti soldi. E non ci serviva neanche il palladio, perché questi esperimenti in acqua leggera, chiamiamola così, venivano fatti da un certo Tadahito Mizuno, era un ricercatore giapponese, poi copiati da un altro ricercatore francese, di cui non mi viene in mente il nome, famosissimo, ma non mi viene in mente il nome, in questo momento però ce l'ho sulla lingua, vabbè, non fa niente. Ed erano esperimenti che venivano, nei quali si utilizzava un elemento metallico più o meno comune, cioè il tungsteno. Di conseguenza, noi comprammo elettrodi di tungsteno, allestimmo nel nostro laboratorio, che già era, diciamo, in cui c'era già a disposizione il computer e diverse apparecchiature, e abbiamo cominciato una serie di esperienze su questo fatto. In che consiste questo esperimento? Consiste semplicemente che in una cella elettrolitica si mettevano due elettrodi di tungsteno e venivano fatte passare correnti relativamente intense, vabbè, di qualche ampere, sottoposte a tensioni elevate. Quindi la soluzione non lavorava in regime faradiano, ma lavorava in regime particolare, si accendeva, cioè nel senso che l'elettrodo si fondeva. Wow. Infatti gli esperimenti che venivano realizzati avevano anche una componente plateale molto elegante, molto carina, questa luce che veniva dalla soluzione, che ci faceva, tra l'altro, ci invitavano in parecchie scuole o in altri laboratori per ripetere questo famoso esperimento. Inizialmente noi misurammo, attenzione a queste parole, attenzione alle mie parole, inizialmente noi facemmo delle misure molto approssimative, perché pensando che ci fosse un incremento d'energia, che ci fosse una misura di energia, cioè nel senso che quando noi fornivamo l'energia elettrica alla cella, l'acqua che evaporava, contabilizzando tutta l'acqua che evaporava e facendo tutti i conti più precisi possibili, veniva fuori che la quantità di energia che si era sviluppata era leggermente in più di quella che noi avevamo immesso elettricamente. E questa cosa ci entusiasmò terribilmente. Attenzione, perché poi c'è un altro particolare che subentrò nello stesso momento, però ne voglio parlare dopo. Un particolare molto, molto, molto serio. Che cosa accadde? Accadde che ci convocarono a Grottammare, dove noi il 18 aprile del 2004 facemmo la prima comunicazione pubblica di queste ricerche, asserendo che nella cella c'erano degli incrementi di energia. Abbiamo avuto il piacere, e qua lo devo dire, non voglio fare dei nomi, ma ci sono state tre persone fantastiche, italiane, che ci hanno voluti veramente bene e ci hanno contribuito portandoci a casa nostra delle apparecchiature. Cioè ci hanno dato una disponibilità economica a comprare delle apparecchiature. Quindi noi comprammo queste apparecchiature e affinammo le nostre ricerche. Purtroppo
venne fuori subito dopo che questi incrementi di energia che noi prima avevamo ipotizzato non, o non c'erano o noi non siamo stati nella condizione di poterli misurare, perché le apparecchiature mostrarono chiaramente che l'energia elettrica che entrava all'interno era sottostimata. E questo fu una comunicazione, cioè, noi facevamo anche una comunicazione precisa su questo argomento. Adesso la domanda viene spontanea, perché tu mi dirai, e allora perché stai parlando di tutto questo, se a questo punto è stato anche verificato che avete fatto un errore? Innanzitutto precisiamo che è un'ipotesi l'errore, perché può darsi, cioè il problema, noi abbiamo infatti comunicato, c'è un rumore di fondo tremendo, i segnali elettromagnetici che la cella produceva erano tantissimi e quindi gli strumenti misuravano, diciamo, facevano queste pazzie di misura, e quindi probabilmente se c'era forse un po' di energia noi non l'abbiamo potuta misurare, stava nel rumore di fondo o forse non c'era. Il fatto è che dai primi esperimenti del 2004 successe anche un'altra cosa curiosa. Misurammo sull'elettrodo di tungsteno degli elementi chimici che prima non c'erano nella cella. Attenzione. Sto parlando del fatto che se noi teniamo conto delle impurità presenti nell'acqua che noi utilizzavamo, acque ovviamente estremamente pure e quindi comprate dall'industria chimica, considerando che noi gli elettrodi di tungsteno avevamo un'analisi dell'elettrodo che ci diceva che cosa trovavamo sull'elettrodo, e considerando tutti i dispositivi che erano poi plastici o erano teflon che noi utilizzavamo nel punto ravvicinato della cella, non ci potevano stare gli elementi chimici che noi invece dopo abbiamo misurato. Come sono stati misurati? Noi prendemmo questi elettrodi di tungsteno che erano ovviamente consumati, alcuni ce li ho anche qua se non sbaglio, o molti stanno al museo a Morcone, e questi elettrodi li portammo li sottoponemmo a delle analisi al microscopio a scansione a raggi X. Quindi fu una macchina di un altro laboratorio che ci identificò su questi, prendendo come riferimento un elettrodo che non aveva subito, diciamo, l'azione chimica. Noi trovavamo sull'elettrodo quantità di renio, osmio, addirittura oro. Ed è lì che è stato affascinante la cosa. Allora, come è possibile che questi, diciamo, elementi chimici assenti nella prima fase li troviamo nella fase quando l'elettrodo subisce? Che cosa subisce l'elettrodo? L'elettrodo subisce per circa un millisecondi, subiva un'attività intensa di tipo elettrico. Adesso è difficile qua poterlo spiegare chiaramente, ma io, avendo delle slide, potrei rendere semplicissima questa spiegazione ad un pubblico anche dei non addetti, perché noi addirittura facemmo un modello, cioè un modello teorico, c'è anche una pubblicazione che abbiamo e che sta proprio in America, negli annali della LERN, diciamo il gruppo che si occupa nel mondo della fusione fredda ci ha diciamo conservato questa pubblicazione scritta, nella quale però, attenzione, manca la parte teorica che loro non vollero che noi diciamo approfondissimo, anche perché noi eravamo degli sperimentatori pratici, ma noi addirittura facemmo anche una specie di ipotesi teorica su quello che poteva essere capitato nella cella. Noi addirittura parlammo di sintesi di neutroni, questo fatto è importante perché si collega a un fatto che succederà dopo. Noi presumemmo praticamente che all'interno della cella si realizzavano dei neutroni e questi neutroni andavano a borbandare gli atomi di tungsteno e il tungsteno incrementava il suo peso atomico, quindi incrementava il nucleo del tungsteno e automaticamente l'atomo si trasformava in un elemento superiore e infatti succedeva che poi diventava renio, oro, eccetera, eccetera. Attento. Quindi... Dimmi. E quindi c'erano delle reazioni nucleari del nucleo. Allora, perfetto. Ecco, quindi a questo punto queste prove, e noi le tenevamo già pronte quando andammo a Grotta a Mare, perché tenevamo le analisi, numerose, non una, numerose analisi fatte col microscopio a scansione a raggi X. Però devo dirti anche questo, io sono fatto così, dico tutto pane a pane e vino al vino.
Devo dirti che qualcuno ci ha anche criticato e ha detto, un attimo, può darsi che si tratta di qualche altra cosa, può darsi che si tratta di un processo, e non escludo che questo potrebbe essere considerato, però non giustifica certe quantità, dice, no, l'elettrodo sottoposto a quelle condizioni così esasperate di bagliore chimico, perché poi là c'era proprio l'effetto luminoso, il plasma che si veniva a realizzare, si possono ottenere delle migrazioni, delle impurezze che stavano all'interno del tungsteno e quindi quel po' di oro che potrebbe stare all'interno del tungsteno, quel po' di renio o di osmio, potrebbe poi essere acquisito dall'apparecchiatura di analisi. Questa cosa, rimaniamola un attimo sospesa, non ci ha impedito di ulteriormente continuare le ricerche. Le ricerche che in teoria, se a dirti il vero, poi sono io le ho portate avanti fino al 2012. Con un'altra squadra di altri amici abbiamo nel laboratorio, non ci siamo più preoccupati di misurare l'energia e abbiamo cominciato a studiare questo aspetto delle trasmutazioni. Non abbiamo più usato il microscopio a scansione a raggi X, anche perché l'amico che ci faceva da tramite per poter fare le analisi non ci potette più aiutare, ma abbiamo fatto fare delle analisi chimiche alle stesse soluzioni che venivano sottoposte al trattamento a plasma. E in quel caso sono uscite, anche in quella condizione, quindi è una cosa completamente diversa, innanzitutto l'oro, che noi abbiamo misurato al 50 ppm. Attenzione, 50 ppm è un'unità di misura per un chimico relativamente alta, perché significa 50 parti per milioni, cioè una soluzione all'interno della quale non c'era oro prima e troviamo 50 ppm d'oro, certamente non sono prodotte da quei disturbi che venivano segnalati prima. Poi sono state fatte altre verifiche e ti posso dire che queste analisi sono state fatte da due laboratori separati. E questa è una cosa, abbiamo avuto questo colpo di fortuna. E tutti e due i laboratori hanno dato lo stesso responso. E questa è la cosa, perché io dividevo le soluzioni e le davo a due laboratori. Quindi, e la cosa affascinante che subentrò dopo è che analizzando le soluzioni noi trovammo anche altri elementi strani che prima non c'erano. Dico una sciocchezza, cioè noi usammo soluzioni di idrossido di litio. Ecco, trovavamo quantitativi di sodio esagerati o quantitativi di magnesio esagerati. Addirittura una volta trovammo del bromo. Cioè, quindi c'era una pletoria di trasmutazioni che avvenivano all'interno di quella cella che sarebbero dovute essere... bisognava studiarle con maggiore cura e maggiore approfondimento. Ma c'è una ciliegina sulla torta. Uno dei miei soci, che tu conosci, l'ingegner Domenico Cirillo, condusse per conto suo i suoi esperimenti nel suo laboratorio, portando avanti, perché allora io stavo mettendo il museo e quindi avevo interrotto le ricerche poi sulla fusione fredda. E Cirillo ha ripetuto degli esperimenti particolari, in cui ci sono anche lì pubblicazioni che lui ha fatto, in cui pare che questi neutroni che noi nel 2004 avevamo previsto la formazione all'interno della cella, lui li ha misurati con un certo grado di attendibilità, ma sono stati misurati. Al che questo farebbe pensare che l'idea che noi avevamo non è del tutto sbagliata e che probabilmente forse è il neutrone l'elemento fondamentale che sintetizza gli elementi trasmutativi che noi abbiamo misurato. Ma mi stai facendo venire in mente i lavori di Ettore Majorana. Io, allora, se tu mi dici questo, mi metti in grande difficoltà, perché quando prima io ti ho detto che mi sento uno studioso, ecco, diciamo un cercatore di verità come te, non c'è un paragone, perché stiamo parlando di un maestro, stiamo parlando di una persona che aveva una potenza, tra l'altro teorica, mentale, di tipo matematico, che era notevole. Però io ho capito tu a che cosa vuoi alludere, forse tu vuoi alludere a quelle che poi sono le implicazioni pratiche del suo lavoro. Il fatto che lui l'ha abbandonato perché era un superiore, noi l'abbiamo abbandonato perché non avevamo soldi per poterlo continuare. Chissà cosa è successo veramente a Majorana.
Voglio. Ah, non lo so, non ti... meglio non parliamo di questo argomento. Sì, no, ma qua sulla mia radio possiamo parlare di qualsiasi cosa, tanto già mi censurano, quindi io so già che non posso andare su YouTube, su Facebook, uso delle altre piattaforme per comunicare queste cose qua, quindi tranquillamente possiamo parlare. Ah, diciamo, allora, diciamo che tu mi metti nelle condizioni di poterti dire questo mio pensiero, che è un pensiero generale. Io credo che ci troviamo in una situazione attuale nel mondo veramente unica e particolare. Forse questa condizione è una condizione che è stata prevista e scritta in tutte le vecchie scritture antiche e che poche persone stanno riuscendo a comprendere che adesso gli eventi stanno avvenendo. E noi siamo testimoni di questi eventi che stanno avvenendo. Forse solo alla fine di questo periodo, di cui io ti dico sarà breve, molto breve, forse ci sarà un mondo nuovo dove tu non verrai più censurato e dove i miei studi forse potranno finalmente essere portati a termine, se io avrò ancora la forza di poterli fare. Perché viviamo in un periodo di oscurantismo di cui tu non hai idea. Ah no, di cui tu hai idea, di cui tu sei consapevole. E purtroppo, e questo riguarda tutto, riguarda anche la sparizione di Majorana. Ma io, guarda, quello che penso è che se guardiamo nel passato, ci sono stati dei periodi in cui c'era il materialismo e erano tutti periodi in cui, diciamo, dittatoriali in qualche maniera. E invece ci sono stati periodi molto spirituali, che non vuol dire religiosi, vuol dire spirituali, in cui invece c'era libertà di espressione, c'era libertà di conoscenza. E noi stiamo passando uno di questi periodi di materialismo, sì, ovviamente, e quindi di dittatoriali. Speriamo che finiscano presto. Ma vedi, i problemi sono più vecchi. Io addirittura ho fatto diversi lavori di teorici, anche di divulgazione, no? Anche con il pubblico, nei quali ho citato sempre come l'evento globale che ha creato il cambiamento, quello che è accaduto alla fine del Seicento, quando noi siamo entrati nell'illuminismo. Prima del Seicento venivano dettate, venivano i fenomeni fisici, venivano studiati e tutto questo si accorpava anche a un discorso spirituale e la gente lo faceva nel bene e nel benessere del prossimo. Nel 1600, con le idee di Cartesio, di Francesco Bacone, eccetera, eccetera, immediatamente si è creata una separazione da scienza e fede. Questa separazione da scienza e fede ha creato l'inviluppo della società attuale che noi purtroppo abbiamo oggi. Oggi abbiamo lo scienziato che dice no, questa è una cosa religiosa, non mi interessa. Oppure lo spirituale o il prete, il parroco che coltiva il suo studio spirituale, ma in realtà le due cose stanno connesse. Quando connettiamo, vedete, da un momento all'altro noi le riconnettiamo, otterremo finalmente il successo di questa società umana su questo pianeta. Infatti io penso che la fisica quantistica sia proprio l'unione tra questi due mondi. Perché... Esattamente. Hai detto una cosa meravigliosa. Tieni presente che adesso, con la fisica quantistica, sta uscendo fuori proprio questo, stanno uscendo fuori i pensieri di Dio. La fisica quantistica, infatti, è qualcosa che non potrà essere interpretata con mente meccanico-razionale, ma dovrà essere, diciamo, studiata con una mente globale, perché è la fisica quantistica che sta proprio dimostrando, e io l'ho scritto nel mio penultimo libro, sta dimostrando, diciamo, la connessione con qualche cosa che noi crediamo di spiritualità. Cioè, quando noi parliamo di spiritualità, sembra che parliamo di qualche cosa che sovrasta. In realtà è dentro di noi questo qualcosa che ci sovrasta, sta dentro di noi. Nel Vangelo di Tommaso, Gesù diceva: il regno di Dio è dentro di te e fuori di te, spezza un pezzo di legno e io ci sarò, solleva una pietra e lì mi troverai. Quindi la spiritualità, che gli altri non vedono, ce l'hanno nel loro corpo, sta nella materia, sta dentro di noi, e questa è la fisica quantistica. Ottimo. Sì, infatti io penso che la soluzione la incominceremo a vedere quando le persone capiscono chi sono loro. Chi sono io veramente, no? Che cos'è che sono? Come funziona questa cosa spirituale? Ti faccio un'anticipazione e la faccio anche ai miei ascoltatori. C'è uno scienziato che negli anni 50 ha riscoperto l'anima umana
e io sto preparando, ovviamente è morto, quindi sto preparando la sua storia, le ricerche scientifiche che ha fatto con i mezzi dell'epoca, dove lui ha dimostrato e ha trovato delle tecniche che sono oggi ovviamente molto, come si può dire, respinte, perché siamo in un periodo che non va bene parlare di, che quando la scienza, proprio la connessione fra la scienza e la spiritualità è proprio tutta lì. E quindi presto uscirà, appena tempo permettendo. Potrei fare un piccolo commento. Vincenzo, forse conosci Bruce Lipton e quello che Bruce Lipton praticamente ha detto anche... Oh, cazzo! Appunto, seguendo quello che stai anche su cui ti stai appoggiando, no? E Bruce Lipton chiaramente dice che precedentemente lui non era una persona spirituale, però è riuscito a trovare nelle cellule, osservando le cellule, a trovare la sua spiritualità. Quindi chiaramente penso che ciò che stai dicendo è veramente profondo, in effetti, no? E ci sono altre persone che come te stanno riscoprendo che l'uomo non è solamente materia, ma soprattutto è spirito. Grazie Paolo di quello che tu stai dicendo. Tra l'altro mi hai completamente illuminato dentro, perché Bruce H. Lipton è, come dire, l'ho seguito, lo seguo, ma l'ho studiato approfonditamente. E sono certo che tu hai visto, io l'ho visto almeno 3-4 volte, la sua meravigliosa, diciamo, il suo meraviglioso documento, Il cervello è più forte dei geni. In quel documento c'è un passo bellissimo di Lipton che io addirittura ho copiato in qualche mia relazione, diciamo, divulgativa, troppo bello, in cui lui, infatti, Paolo, ti mostra esattamente nella cellula. E vedi la persona di grande, ecco, la persona che raggiunge il rapporto costante con l'universo, no? Che ha fuso i due elementi che prima io dicevo che hanno creato la scissione, e dimostra come lo spirito è una parte essenziale delle cose. Certo. Ma poco fa, prima che voi mi contattavate, io stavo seguendo una conferenza del vecchio professor Grieco, Umberto Grieco, italiano, che lui legava la spiritualità con le sue pratiche mediche, ottenendo il successo che un medico dovrebbe ottenere. Io ti ringrazio, Paolo, per aver citato Lipton, che credo sia una delle, tra l'altro, una persona di una comunicazione, di una comunicativa, scusami, molto bella. Grazie. Sì, sì, no, figurati, anche quando parlava dell'epigenetica, no? L'epigenetica. Preciso. E ci fa veramente conoscere che noi non abbiamo limiti, no? I limiti che in effetti noi abbiamo ce li poniamo, perché non ci rendiamo conto, come diceva appunto Fabrizio, noi siamo più di quello che noi vediamo. E fino al momento in cui non riusciamo a riconoscere il nostro potenziale e la nostra perfezione, se vogliamo dire, non potremo mai arrivare a quei livelli che, come dicevi te, Cristo ci ha dato e ci ha lasciato tramite Vangeli. Infatti, caro Paolo, ti ringrazio. Guarda, io sono uno di quelli convinto che Gesù Cristo ha lasciato un messaggio meraviglioso a tutta l'umanità, ma ahimè, io credo che noi conosciamo una piccola parte di questo messaggio e qualcuno o qualcosa, non lo so, ci ha nascosto tutto il resto. E forse Lipton e altri sono quelli che stanno cercando di portarci questa conoscenza. E guarda, adesso il fatto si collega con l'acqua, perché è proprio l'acqua corporea, l'elemento spirituale su cui il nostro cervello può creare, può produrre la creazione. Come vedi, le cose si annodano, cioè manca poco che la gente, anche la gente comune, riesca a comprendere che noi finalmente abbiamo raggiunto la conoscenza, cioè quella che è la vera conoscenza, cioè il connubio fra la spiritualità e la materia. Infatti, se mi permetti, Iorio, Gesù in quello che leggiamo nei Vangeli dice: io sono l'acqua della vita. Cioè, collega molto questo discorso, certo, che hai fatto, cioè lo hai spiegato con una semplicità veramente molto, molto affascinante, molto, molto bello. E non a caso, sai, forse qualcuno ci crede o qualcuno non ci crede, ma questo periodo di paura che abbiamo un pochino tutti addosso, perché non sappiamo quello che può succedere domani,
perché quello che ci stanno proponendo in questo momento è abbastanza abbastanza pauroso, no? Diciamo, noi non conosciamo, però come diceva Fabrizio, appunto, non conoscendo noi stessi, attraverso la paura possiamo veramente raggiungere dei livelli che fino adesso li abbiamo ignorati e che comunque ci dobbiamo anche preparare per la seconda venuta di Cristo. Cioè, sì. Mettiamola questa cosa. Sì, 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 ma la gente, secondo me, l'errore che si commette è quello di impersonificare la figura di Cristo. Io infatti faccio invece la doppia divisione. Per me l'elemento, la cristicità è una cosa diversa dal Gesù della Bibbia. Gesù della Bibbia è quello, ma la cristicità sta per arrivare, ti garantisco, Donata, se non sbaglio, sì, Donata, sta per arrivare la cristicità, sta a momenti, sta dietro la porta. Se io apro la porta qui, probabilmente me la trovo... Aprila, Vincenzo, aprila! È vero. Bisognerebbe andare. E quello è il problema, che ce la fanno chiudere, ma in realtà certo. La dobbiamo aprire. Ma verrà aperta, non ti preoccupare, è a un momento. Sì. Saremo spettatori di qualcosa di meraviglioso. Va bene, quindi io invito tutti a cercare di capire, di differenziare il vero dal falso, vedere che cos'è il corpo, che cos'è la mente, che cos'è il cervello, che il cervello non è la mente, ok, è un'altra roba, e ci sono diverse parti della mente che non conosciamo ma che possiamo vedere in funzione. Questo scienziato, lui non potendo, non avendo magari i mezzi per poter fare quello magari che state facendo voi fisicamente, no? Quindi lui cercare le formule, sapere come funzionava la struttura, lui più che altro ha lavorato su funziona o non funziona, poi qualche di un altro scoprirà perché funziona. Però se funziona 100 volte su 100, funziona. Quindi proprio uno scienziato fisico, è stato uno dei primi scienziati nucleari. Ma tu di chi parli di? Aspetta, non ho perso... No, non l'ho ancora detto, perché prima voglio prepararmi e poi uscire con questo. Sì, sì. Ma ci sono scienziati veramente che possono fare la differenza ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi, per farci capire in maniera scientifica la spiritualità di cui stiamo parlando. Sì, 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 ma quindi... io credo che se manca a uno scienziato la capacità di poter parlare o di capire le cose anche con il cuore, gli manca una metà di possibilità. Quindi lo scienziato deve avere questa parte, perché sennò dopo diventa spennacchiotto, ecco, l'inventore malvagio. Però ritornando un po' un pochino indietro a quello che hai detto te prima, che c'è appunto questa scissione, no, tra il discorso della spiritualità e della scienza. Se sì. Noi torniamo un attimino indietro all'epoca del Rinascimento, no? Dove praticamente troviamo tutti questi grandi artisti, a partire da Leonardo, a partire da Brunelleschi, a partire Michelangelo, che loro comunque hanno in un qualche modo anche cercato di dare un messaggio attraverso i loro dipinti, attraverso le loro scoperte, la comunicazione tra il divino e l'umano. Cosa che tante persone purtroppo non sono mai riusciti a capire in realtà qual era il loro messaggio reale, che loro lo vedano e lo personificano. Ok, cioè adorando queste immagini come cose che non possono darti nessuna risposta, ma il messaggio è molto più profondo di quanto noi possiamo veramente capire. Però non si sono fermati lì. Donata, hai centrato un altro problema che mi ha sempre affascinato. Infatti io credo che forse lo stesso Fabrizio, forse neanche Paolo, sa che io sono anche l'autore di un libricino che ho scritto 3-4 anni fa, in cui ho parlato del messaggio di Maria Maddalena, facendo uno studio abbastanza approfondito su alcuni quadri che la raffigurano. Sì, io sono convinto che, non sono un esperto ovviamente di storia dell'arte, non ho nessuna competenza in tal senso, però ho capito quello che tu hai detto e sono perfettamente convinto che diciamo gli antichi, ecco, i grandi artisti dell'antichità ci hanno comunicato dei messaggi che noi li abbiamo interpretato come elementi votivi, ma in realtà non abbiamo capito niente, perché lì c'era proprio qualcosa che andava interpretato. Di questo ne sono convintissimo, sì. Esatto, sì, esatto.
Bene, io sono contento perché siamo partiti dall'acqua, dalla fisica, siamo arrivati a Cristo. Cavolo, vuol dire che proprio in questa trasmissione si può parlare di qualsiasi cosa, sono contentissimo. Vabbè, perché abbiamo anche una persona preparata di fronte a noi. E non eravamo d'accordo, eh? Non è che siamo messi d'accordo. No, infatti io ho solo una buona memoria, però. Abbiamo fatto una comunicazione così, abbiamo incominciato quattro chiacchiere col professore e sono venute fuori cose veramente molto interessanti. Va bene. E Vincenzo, tu vuoi approfondire qualche cosa? Dimmi tu, non lo so, se sono sufficientemente riposato per poter parlare ancora, però non voglio, voglio rispondere a qualche tua domanda al limite, nel senso, oppure, non lo so, dimmi tu. No, io in questo momento non ho domande, cioè io sono... Perché... visto che parlavi di acqua, no? Io di acqua sinceramente e onestamente, Vincenzo, non ne so troppo. L'unica cosa che io so dell'acqua è perché dall'80 che bevo acqua distillata. La mia famiglia, tutti i miei figli sono cresciuti con l'acqua distillata. E io volevo chiedere a te, con la tua esperienza, come lo vedi il fatto di bere acqua che praticamente non ha niente all'infuori di idrogeno e di ossigeno e di tutte le impurità chiaramente che non ci sono, è una cosa positiva. Tante persone però pensano che dal momento che non ci sono minerali questo può essere un problema. Un problema che io sinceramente ti dico quello che penso e poi chiaramente mi dai il tuo punto di vista, no? Io non credo che questo sia un problema perché i minerali che nell'acqua si trovano sono minerali inorganici, mentre invece ciò che il mio corpo ha bisogno, secondo sempre il mio punto di vista, sono minerali organici che troviamo nei cibi viventi. Quindi il minerale inorganico non è che veramente mi aiuta, anzi mi viene a creare dei problemi che possono essere dei cisti, che possono essere dei calcoli, che possono essere ciò che in effetti invece di darmi energia me la porta via. Questa è una domanda un po' personale, forse non so se esula da quello che no. Possono essere i tuoi interessi, però come ti ripeto è dall'80 che io ho un distillatore a casa, che i miei figli sono cresciuti con questo e sinceramente mi trovo bene, sto bene. Qual è il tuo punto di vista, allora, Vincenzo, su questo fatto? Ti ringrazio e vi comunico che adesso dovete tenere una merendina con voi perché ci tratterremo per un po'. Vabbè, scherzavo, però mi hai posto una delle domande, come dire, che mi può portare avanti un bellissimo discorso su questo argomento. Allora, innanzitutto voglio chiarire una cosa. Quando tu parli di acqua distillata, ma perché è cambiato lo schermo qua? Improvvisamente vedo la mia immagine. Vabbè, comunque, non mi faccio distrarre. Allora, innanzitutto ti dico che bisognerebbe capire il tipo di acqua che tu utilizzi, se è realmente distillata, perché il distillatore potrebbe non portare a termine completamente la sua funzione di distillatore al 100%. Perché io sono contrario a un uso di un'acqua eccessivamente distillata, cioè proprio acqua pura. Attenzione però, perché è un discorso complesso questo. Le acque piene di sali minerali fanno comunque in ogni caso male. Però ogni organismo ha una sua particolare caratteristica e quindi io parto dalla teoria che l'acqua va cambiata ogni tanto. Noi dobbiamo cambiare la nostra acqua. Quindi qualche volta usare quella del rubinetto, se è buona, comprare quella di quel tipo di bottiglia o quell'altro tipo di bottiglia. È chiaro che le acque devono essere leggere, non devono essere appesantite, tant'è vero che solo ai bambini, ai neonati, si danno delle acque particolarmente piene di, diciamo, di calcio o di altri elementi a cui probabilmente il fanciullo ha bisogno per la sua formazione. A un adulto non è che c'è bisogno poi di dare troppo, però c'è il pericolo di perdere qualche piccolo oligo minerale presente nell'acqua.
Adesso non lo so nel tuo caso se sei stato fortunato che un po' il distillatore, diciamo, ha prodotto comunque un residuo, perché un distillatore non potrà mai darti un'acqua distillata super, oppure tu hai integrato con la tua alimentazione che è stata, oserei dire, perfetta. Allora tu, integrando con questa alimentazione perfetta, non hai avuto il, diciamo, il problema, perché probabilmente nell'alimentazione hai bevuto uno sciroppo, oppure hai preso un sale minerale da un frutto o da una bistecca o da qualsiasi altra cosa. Perché il problema è che se noi facciamo bere a una persona solo acqua distillata, ma veramente distillata, in teoria la persona dovrebbe avere più sete, perché si squilibra il suo diciamo equilibrio all'interno del sangue. Quindi nel tuo caso io credo che tu non hai bevuto un'acqua proprio distillata, hai bevuto un'acqua pura, ecco, pura, scevra probabilmente da residui eccessivi che il sistema che tu hai usato ti ha prodotto, e che quindi questo è un, diciamo, è un benessere. Per esempio, tieni presente che a casa mia in questo momento, se andiamo nel frigorifero, ti rimarrai colpito dal fatto che io ho innanzitutto bottiglie in vetro, io non riesco a bere in plastica. Vabbè, se uno sta fuori per qualche ragione particolare, ma tendenzialmente io bevo in vetro, brocche di vetro, e se tu vai a guardare che cosa metto io nelle brocche di vetro, metto un letto di sassi, pietre. Cioè io metto delle pietre, anche calcari, quarzi, e le metto all'interno di queste brocche. Tant'è vero che quando vengono i miei amici a casa, i miei figli, spesso scherzando, vai, diamogli un po' di acqua con le pietre, e le persone rimangono affascinate da questo modo curioso di bere l'acqua. E questo è un altro argomento, perché è un argomento legato all'informatizzazione che ha l'acqua, che non ci sta niente da fare, l'acqua si informa di dove lei viene a contatto. Allora io preferisco che venga a contatto con le pietre. Però per tornare alla tua richiesta, io ti dico, avrei bisogno, per poterti rispondere, di avere elementi più precisi per capire il tuo sistema di distillazione come funziona. Te lo dico. Sì. Chiaramente dall'80 fino ad oggi, che sono 40 anni... Brevemente ti faccio un po' un Reader's Digest della situazione. No, io ho cominciato a bere acqua distillata parlando con delle persone che in effetti la coniuge, la donna, stava morendo di un tumore e cambiando l'alimentazione con Mucusless Diet, cioè la dieta senza muco del professor Ireth. Ti sto parlando di qualcuno che è vissuto alla fine dell'Ottocento. Praticamente lei in 6 mesi è guarita di un tumore che l'avrebbe dovuta portare alla morte. E loro bevevano essenzialmente solamente acqua distillata. Quindi ho iniziato da allora. Prima la compravo, come dicevi te, però nella plastica. Chiaramente l'acqua distillata assorbiva anche il sapore della plastica, che a me non piaceva, e quindi ho iniziato a comprare dei distillatori. Però nell'arco, quando dico comprare dei distillatori, vuol dire che nell'arco dell'anno, degli anni, questi distillatori o sono stati persi o si sono rotti, l'ho dovuti sostituire. Comunque, sono fatti di acciaio inossidabile, hanno praticamente una camera di ebollizione dove l'acqua bolle, poi attraverso una serpentina questo vapore passa sopra ad una ventola, un ventilatore, che chiaramente riporta lo stato gassoso ad uno stato liquido. E quest'acqua distillata non sarà certamente pura al 100%, perché io a volte l'ho provata anche con un misuratore e non mi dà zero, no? Parte per million, mi dà 3, 4, 5, quindi bisognerebbe forse, per avere uno zero, cioè niente all'infuori di idrogeno e di ossigeno, una bidistillazione, che sinceramente io non l'ho mai fatto, perché a me non è che sinceramente interessava. Quello che veramente io volevo togliere, e vivendo negli Stati Uniti, qui mettono il fluoro dentro, no? Fluoride, e che naturalmente sono certo che conoscerai, che è usato principalmente come veleno per topi, è un tossico, è un cancerogeno, è uno dei pochi modi di poterlo eliminare tramite
tramite la distillazione. Quindi per quanto riguarda la mia alimentazione, perché questa era parte, la seconda parte di quello che tu stavi chiedendo, la mia alimentazione sinceramente è abbastanza buona, perché mangio pochissima carne, mangio molta verdura, mangiamo molta verdura e molta frutta, quindi senz'altro è a un livello più ricercato della persona normale, cioè della persona che chiaramente si ciba un pochino di tutto ciò che le piace per soddisfare il suo gusto, no? Per esempio, io non bevo caffè perché non mi piace, non bevo alcolici perché non mi piacciono, e dolci ne prendo pochissimi. Quindi non so se ti ho dato un po' una, sì, una fotografia, una, ecco, un quadro di quello che è la mia alimentazione e per quanto concerne anche il discorso della distillazione. No, perfetto, ti dico anche di più, che mentre tu parlavi io poi pensavo nella mia mente che per diciamo i popoli antichi hanno vissuto bevendo l'acqua piovana. Piovana, cioè, certo. Piovana, voglio dire, non è una come dire un'affermazione, come dire, nera o bianca, dice non si può bere l'acqua distillata, però probabilmente nel tuo caso, e in funzione di quello che tu mi stai dicendo, ecco, la cosa adesso c'ha una, come dire, una verifica, nel senso che tutti i sali minerali che ti servono probabilmente tu li prendi dalla frutta e dalla verdura, che è piena zeppa di sali minerali. Per esempio, io per esempio ho paura, per esempio, nell'acqua, per esempio, certe volte c'è un po' di litio, che pure è fondamentale per l'organismo. Il fatto che tu mi parlavi del fluoro, sono perfettamente d'accordo con te. Io odio la fluorizzazione delle acque. Tra l'altro, il fluoro che tu hai citato come tossico, in piccole quantità, non diventa tossico, ma fa anche un danno peggiore, perché indebolisce le nostre capacità cerebrali, è dimostrato. Quindi, tra l'altro, tutti gli alogenuri hanno una tendenza a tenere le persone un po' bloccate, no? Da un punto di vista recettivo. Quindi Hitler lo usava durante la guerra. Sì, sicuro. Quindi però l'elemento principale, secondo me, è l'informazione che riceve l'acqua. E l'acqua riceve l'informazione, e tu forse probabilmente cioè il rituale di distillazione che tu effettui, probabilmente è anche quello un meccanismo nel quale dà all'acqua un contenuto informativo che poi ti giova, cioè ti dà un contributo, un vantaggio. E questo forse insegna che noi non è che abbiamo bisogno di tanto per campare. Forse, ed ecco gli indiani che usavano il prana, no? Noi abbiamo bisogno di poco, e tu sei la prova vivente che vedi che con un'acqua, diciamo, distillata riesci, sei in perfetta salute, in perfetta forma e soprattutto, diciamo, mentalmente lucidissimo. Quindi vedi, la prova sei tu, che non stai sbagliando. Ognuno di noi poi ha, ecco, questa capacità di poter agire su noi, e il nostro corpo ci dà dei segnali se casomai le cose non stanno bene, no? E quindi noi possiamo poi fare un cambiamento. Infatti io, la prima volta che mi ha detto che lui beveva l'acqua distillata, ho detto: ma io so che se bevi l'acqua distillata incomincia a sanguinare dentro, perché cambi la quantità di calcio all'interno in genere quella, la sensazione che si ha dopo, se uno beve l'acqua distillata, è quella di avere sete, di avere ancora sete, perché tu hai bisogno, la sete è legata anche alla necessità di avere un oligominerale, anche il sodio, un catione, un elemento chimico, no? Probabilmente nel suo caso non c'è, sia perché forse c'è lui l'ha detto prima, c'è un residuo, e forse anche perché poi lui fa un'alimentazione straordinaria. Sì. Una persona che mangia male, come mangia, che ti devo dire, roba salata, sì, ecco, può darsi che non ce la fa a bere quell'acqua, potrebbe avere uno scompenso. Quindi nel suo caso va perfettamente bene. Poi magari perché ne beve, magari non tutta insieme, ne beve poca, ma se uno bevesse, non so, 2 litri, 3 litri d'acqua distillata tutta insieme, penso che avrebbe problemi. No, anzi, questa è una battuta. Mi hai offerto l'opportunità di fare una considerazione, quando certe volte le persone dicono: ma questo è velenoso, questo è tossico. E io dico: Paracelso diceva che è la dose che fa il veleno. 5 litri d'acqua uccidono un uomo. L'affogano. Comunque, ultimamente stiamo usando anche, abbiamo conosciuto che è diventato poi un amico in Italia, Francesco, un dottor Ruggeri, che ci ha consigliato di mettere della ceramica. Dove la ceramica?
Nell'acqua, come, come mettite le pietre, noi mettiamo... Vabbè, giusto, perché poi la ceramica ha, diciamo, ha una perché il, ecco, il problema è l'informazione. Certo. Se io metto una pietra di quarzo che ha una struttura di ossido di silicio, la ceramica che c'è del silicio e con l'ossigeno probabilmente crea la struttura. Sì, ma questo per, lo si fa quando uno è costretto a bere nella plastica o in contenitori strani, dove effettivamente il contenitore partecipa, te lo garantisco. Allora, ormai ci sono prove, sì, studi, sì, che credo, sono credo. Infatti noi usiamo solo vetro o ceramico pure. Ecco, io invece non so niente di questa informatizzazione dell'acqua che state parlando, se potete dare un po' più di specifici, magari anche per chi ci ascolta. Innanzitutto cominciamo a dire che una persona purtroppo è morta, probabilmente è morta di tumore, ma lui è morto di dispiacere, perché non fu creduta, non ricordo adesso quanto è successo, ma stiamo parlando del Novecento, e parlo del professor Benveniste, francese, che aveva per primo definito che l'acqua potesse avere, ecco, diciamo la parola, memoria. Addirittura, io stimo moltissimo Piero Angela, però in un suo documentario in televisione, purtroppo Piero Angela schernì questo, anzi fu proprio il suo gruppo ad andare a, diciamo, creare un po' di confusione nei laboratori francesi dove lavorava Benveniste. E lui disse questa battuta, disse: io non capisco, se quest'acqua ha memoria, allora tutte le acque della terra hanno memoria di tutte le cose, ma allora che significato ha? E la gente non comprende questo messaggio. L'acqua, se è in movimento, se è in moto vorticoso, cancella tutte le informazioni che aveva, mentre le mantiene se sta in stato stazionario. Infatti l'acqua cheta potrebbe essere pericoloso berla, perché bisogna vedere che informazione in quel momento l'ha preso. Allora, se l'acqua sta e viene da una cascata o da un fiume, quell'acqua ha azzerato tutte le sue informazioni. Allora, però non ho risposto ancora alla domanda. Allora, i chimici oggi stanno stabilendo che le molecole d'acqua, e infatti lo stanno cominciando a dire, e non è neanche, attenzione, io sto facendo passare adesso questo concetto, che non è il concetto principale, sto utilizzando un sotterfugio comunicativo. I chimici oggi sanno che l'acqua presenta delle caratteristiche di poter creare quelli che si chiamano i cluster. La chimica attuale, per non uscire fuori il seminato, diciamo, fuori i confini di quello che può essere una considerazione molto scientifica, definisce questi cluster come semplici molecole o gruppi, grappoli, quindi proprio grappoli di molecole d'acqua che hanno delle particolari strutture. Quindi in qualche modo si stanno già rendendo conto, no? Accettandolo da un punto di vista diciamo ufficiale, che l'acqua ha delle caratteristiche di memorizzazione, perché nel momento che l'acqua forma dei cluster, forma delle strutture che hanno delle informazioni strutturali. Apro una parentesi. Nel mio penultimo libro, Unicità della conoscenza, che ho scritto qualche anno fa, in un capitolo descrivo che le proteine sono degli elementi di informazione elettromagnetici, perché hanno una serie di molecole disposte in una struttura tridimensionale che forma delle particolari risonanze elettriche con l'ambiente, perché ci sono delle polarità che hanno gli atomi, dei campi elettrici. L'acqua ha una polarità, è dimostrato questo, e quindi questi cluster, e sto ancora mantenendomi sul limite della scienza attuale, presenta quindi delle caratteristiche di creare degli elementi di informazione. Ma c'è qualcosa di nuovo oggi. E qua cito l'amico, la buonanima del professor Emilio Del Giudice, che purtroppo ci ha lasciato nel marzo del 2014, lasciando un vuoto incolmabile tremendamente nei nostri cuori. E che cosa Emilio Del Giudice insieme a Preparata, che cosa avevano dimostrato? E io ne faccio una base importante per tutto quello che ho scritto nel capitolo 3 di questo libro, e cioè che l'acqua ha una struttura più complicata di quello che sembra. Cioè l'acqua liquida ha una struttura bifasica. Non è vero che l'acqua è soltanto in un modo, ma ci sono due livelli nell'acqua. Uno dei due livelli che si trova nell'acqua sta in una condizione che si chiama domini di coerenza, cioè gruppi di molecole non fanno solo dei cluster deformi,
ma fanno delle strutture risonanti, che sono dei veri e propri, come se fossero degli atomi, che possono cedere e acquisire cariche elettriche, elettroni. Queste strutture, questi diciamo domini di coerenza, a loro volta possono creare dei gruppi più grandi, e questa è l'informazione dell'acqua. Quindi che significa l'informazione dell'acqua? Significa che se io porto l'acqua in vicinanza a un una pietra di quarzo, la pietra di quarzo può orientare, può definire queste strutture all'interno dell'acqua in un certo modo. Questo significa una cosa importante. Noi nel nostro corpo siamo fatti da un 76-80% in peso di acqua, ma pochi sanno che se io conto il numero di molecole, noi siamo il 99% di acqua. Cioè, la molecola d'acqua è leggerissima rispetto allo zolfo, all'azoto, cioè a tutti gli altri elementi, il ferro che sta nell'emoglobina. Quindi, se io vado a considerare non il peso, ma il numero di molecole, mi viene 99. Significa che noi siamo esseri di acqua. Ma a parte la totalità di quest'acqua che sto contabilizzando, quella che più conta sono le acque interstiziali, le acque del citoplasma, le acque che stanno nelle strutture dei tessuti che appunto Lipton descrive nella sua epigenetica. Queste acque servono per il transito dei segnali elettromagnetici. E allora attenzione ragazzi, questa cosa che vi sto dicendo è troppo importante. Nel momento che io faccio un pensiero, positivo o negativo, io sto istruendo con il mio pensiero in modo elettromagnetico le mie acque corporee. Sto dando un'informazione al mio sistema. Ecco perché una persona può ammalarsi per effetto placebo o può guarire per effetto placebo. Perché l'effetto placebo che tutti utilizzano per schernire le cure che vengono fatte a base di acqua, in realtà è il meccanismo, diciamo, mentale nel cui io sto dando un'informazione all'acqua. Cioè, in poche parole, quello che voglio dire è questo. La medicina omeopatica studia l'hardware del nostro sistema vivente. Il software, che è l'acqua e che è il pensiero, nessuno lo studia. Invece è il software pure un aspetto da modificare o da correggere in un'eventuale anomalia dell'organismo. Spero di essere stato chiaro, anche se ho dovuto riassumere. Non avendo slide a disposizione, chiaramente la mia spiegazione è carente da questo aspetto. Va benissimo, perché poi questo video che stiamo facendo lo trasformo anche per la radio, perché principalmente sono radio, no? E quindi, ma si capisce. Però mi stai facendo venire in mente il lavoro di Masaru Emoto. Allora, Masaru Emoto, io l'ho citato nel mio libro prendendomi una certa distanza dai suoi lavori. Attenzione, non fraintendermi però. Perché? Ma penso che la pensiamo uguale. No, perché Masaru Emoto, purtroppo, lui non ha voluto rilasciare, purtroppo è morto Masaru Emoto, non ha mai voluto rilasciare le metodiche della sua sperimentazione. Sperimentazione che a me, ero affascinato da questa tecnica e volevo ripeterla nel mio laboratorio, al museo, cioè le attrezzature per poter fare l'esperimento di Masaru Emoto, però purtroppo, non avendo questi elementi, sono rimasto male. Non escludo però, attenzione, non sto escludendo che lui non abbia portato dei risultati interessanti, dubito soltanto del fatto che non avendo datoci un test metodo delle sue prove, noi non possiamo andarli a verificare, a ripeterli per cercare di capire, ma indubbiamente quello che lui dice dell'acqua ha un fondamento di verità in funzione di quello che io vi sto dicendo. Anzi, adesso spero che non mi prendete per pazzo, ma se io ho una bottiglia davanti a me d'acqua e comincio a urlare generando, cioè proprio sversando verso questa bottiglia odio, io quell'acqua in qualche modo riceve un'informazione, se io però ho l'intento di farlo, non sto scherzando, no, se io ho l'intento di mettere nella mia bottiglia d'acqua dell'odio,
perché io vibro nel mio sistema elettromagnetico e questo sistema elettromagnetico con l'acqua qui vicino lo risente, l'acqua risente di questo mio campo emotivo e di conseguenza le molecole si ristrutturano in un modo diverso. Quindi in qualche modo, se Masaru Emoto ha fatto esperimenti con la musica, ma caspita, là è un fenomeno fisico dimostrabilissimo. La musica produce delle oscillazioni che probabilmente orientano gli atomi in un certo modo e i cluster si formano strutture geometriche di un certo livello. Sì, però secondo me sono due esperimenti diversi, perché quelli con la musica classica, la musica heavy metal, ha ottenuto dei risultati diversi. Capito, va bene. L'altra invece è, come hai detto tu, la parola giusta, non è tanto quello che dici, è l'intenzione. Ah, e l'intenzione non ha frequenza. No, infatti ho capito quello che dici tu. Cioè, allora, se io devo fare una modifica all'acqua, devo agire in una maniera probabilmente molto massiva, molto energetica, e quindi difficilmente, secondo me, un esperimento mi verrebbe dimostrato che una bottiglia d'acqua si cristallizza semplicemente perché io dico grazie o gli faccio una preghiera. Però se prendo quest'acqua, la metto in una particolare cattedrale e la faccio stare per ore e ore a sentire canti gregoriani, probabilmente quell'acqua subisce una modificazione. Questo spiega il fatto che ci sono delle acque, e qua ti cito un grande personaggio, a Napoli c'è uno dei più grandi esperti dell'acqua, che è stato il mio professore universitario, adesso spero, lo ritengo mio amico e credo sia mio amico, parlo di Vittorio Elia, e lui studia le acque. E ti posso dire che una volta lui mi disse, scherzando ovviamente, lui disse chissà se non, l'acque miracolose non hanno, raccolgono qualche informazione dovuta proprio all'ambiente di dove si trovano. Quindi io credo che poi alla fine l'acqua miracolosa possa essere questo, possa essere un'acqua che ha subito delle informazioni particolari che la rendono poi curativa. E infatti qui, professore, entra in azione il discorso dell'omeopatia. Perché ci sono tanti fattori, perché adesso allarghiamo un pochino il settore, stiamo parlando del discorso dei punti energetici che vengono definiti chakra, sono punti energetici che noi abbiamo nel nostro corpo. E questi punti energetici che ci permettono di avere un equilibrio e di avere anche una salute in forma, talvolta possono essere squilibrati, che possono essere equilibrati con delle forme energetiche, tra cui l'acqua, che va ad agire su quel chakra o su quel punto di squilibrio che riporta, essendo l'acqua un veicolo di un trasmettitore di memoria o di informazioni, che va a riequilibrare quello che è in quel momento squilibrato. Infatti si dice che sia Lourdes e Fatima sono due punti energetici molto forti, punti energetici che vanno a riequilibrare soprattutto il primo e il terzo chakra, i chakra inferiori, che sono quelli che rendono praticamente lo squilibrio, specialmente il primo chakra, dove le persone si trovano nelle sedie a rotelle. E quando vanno a Lourdes, poche persone riescono a rimettersi in equilibrio e lo chiamano miracolo. Però scientificamente questo è provato. No, ma ci sono delle ricerche, delle misurazioni che hanno fatto sulle acque sacre, e hanno delle frequenze diverse dall'acqua normale. Infatti hanno una misurazione abbastanza... infatti anche qui negli Stati Uniti, scusi professore, anche qui negli Stati Uniti ci sono dei punti, dei centri energetici, dove addirittura quest'anno i nostri nipoti ci sono andati, che lo chiamano vortex, che praticamente c'è l'energia che te la vedi che va in un certo modo, perché lì sotto ci sono dei vortici così forti, energetici così forti, che possono toccarlo e sperimentarlo scientificamente. Posso tranquillamente sottolineare quello che, Donata, tu stai dicendo, confermandoti che nel mio libro ho fatto un capitolo a parte su questo argomento, che è il capitolo Le Cattedrali, il capitolo 6, di cui io parlo dei posti sacri e del fatto che un posto sacro è sacro per questa ragione, non perché qualcuno lo ha etichettato come sacro. Ma perché in quel punto ci sono delle energie in equilibrio con la natura che sono curative se una persona, diciamo, può stazionare entro certi criteri, con certi criteri, in quella posizione. Quindi io credo perfettamente a questo. E dico di più, sono convinto che stendersi ogni tanto sotto a un buon albero può far solo bene alla salute, se non sta piovendo, se non ci sono fulmini, ovviamente. Fulmini. Sì, sono d'accordo.
Vorrei aggiungere io qualcosa, se posso, professore. Alcuni piccoli esperimenti li abbiamo fatti anche noi e mia moglie. Cioè, noi possiamo veramente influenzare l'acqua. Noi eravamo a Firenze, ti ricordi, anzi a San Giovanni Valdarno, abbiamo preso dell'acqua e l'abbiamo misurato il pH dell'acqua, l'abbiamo messa in un'altra stanza e per un paio di giorni, anzi per un giorno intero, no due giorni, permettimi di correggermi, abbiamo cercato di fare in modo che il pH di quest'acqua nella stanza vicina cambiasse. E in effetti dopo un giorno è andato su di un punto. Quindi dico, e noi non l'abbiamo toccata, l'acqua è rimasta lì dalla stanza accanto, mandavamo queste intenzioni, questi messaggi, questi segnali di cui parlavi te prima. E poi oltre a quello noi usiamo per controllare se i cibi che ingeriamo o anche i liquidi che beviamo, se sono consoni con la nostra con il nostro fisico, usiamo il pendolo per vedere se appunto quel prodotto può essere gradito al nostro organismo. E vediamo, chiaramente possiamo prendere due bicchieri di acqua e usando il pendolo vediamo che quest'acqua praticamente ha la stessa energia, sono in sintonia. Se prendiamo un tipo di acqua diversa, chiaramente non ha la stessa energia e c'è chiaramente un segnale di differenza. Comunque, se noi prendiamo sempre la stessa acqua e su quest'acqua ci scriviamo la parola amore, secondo quello che si parlava pure prima, ci scriviamo la parola amore, lasciamo quest'acqua fuori, magari anche sotto il sole, e dopo un paio d'ore la testiamo, vediamo che l'acqua ha un livello energetico diverso dalla stessa fonte della stessa acqua da dove veniva prima. E sto parlando anche di acqua distillata, quindi l'acqua è praticamente, non è che se la prendi dal rubinetto magari ora ti esce in un modo e tra due ore ti esce in un altro. Questo viene dallo stesso distillatore con lo stesso grado di impurità, parte ppm, no? Di 5 o 4, quello che sia, quindi l'acqua dovrebbe essere nello stesso modo, uguale, no? Tant'è vero che se prendiamo due esempi, due samples, due bicchieri di acqua dal distillatore e a quel punto lì la testiamo, sono identici. Però è diversa da quello che è stato fuori, informata dalla parola amore, come appunto anche prima te dicevi. Io però voglio, ovviamente precisiamo questo, gli esperimenti sull'acqua sono di una difficoltà scientifica, parlo estremi. Uno degli, come prima citavo, Vittorio Elia è uno dei maestri in tal tipo di analisi e lui per esempio ha dei pH-metri professionali e guarda caso, quello che tu mi dicevi Paolo, sono cose che lui, cioè non proprio così, ma lui ha fatto misure di pH, la pH-metria dell'acqua, la calorimetria dell'acqua e anche la, diciamo, vari altri tipi di la conduttimetria dell'acqua. Il problema è che però bisogna stare attenti perché innanzitutto il tuo apparecchio di misura, bisogna capire qual è la precisione. Poi un'acqua può tendenzialmente nel tempo modificare da solo un po' il suo pH. Allora ecco perché un esperimento del genere, non lo sto contestando ovviamente, sto solo dandoti un consiglio, andrebbe riverificato facendo l'esperimento con più campioni. Quindi ci vorrebbero 10 campioni in una stanza con la scritta, come dici tu, e altri 10 campioni, per esempio, in un'altra stanza che uno deve ignorare. E dopo alla fine si dovrebbe statisticamente verificare. Io penso però, ed è un mio parere, che non sia tanto la parola scritta, perché poi, ecco, uno lo può scrivere in inglese, scrive love, in italiano scrive amore, è l'intenzione che io sto dando alla scrittura ed è in quel momento che avviene probabilmente una messaggistica, un collegamento con la mia acqua. Quindi nel momento che io scrivo la parola amore, probabilmente sto in quel momento pensando all'amore mentre lo sto scrivendo. Quindi più che la scritta, quello che conta forse è proprio la capacità nostra della mente di creare questo. Ma io questo, guarda, sono convinto perché
ed ecco, qua ci sono dei grandi filosofi che dicono queste cose, no? Se io sto con una persona che voglio bene, un amico, io stendo la sua mano su di lui, lo guardo con uno sguardo affettivo e gli comunico delle parole importanti che lui vuole sentire perché probabilmente soffre, io sto agendo nella sua acqua corporea. Quindi il fatto che io posso con le mie parole modificare le emozioni di una persona, allo stesso modo io modifico, diciamo, la struttura di un'acqua. Quindi sono d'accordo su questo. Però professore, io mi chiedo una cosa, ma qui dentro che c'è dell'acqua, no? Se reagisce a un mio pensiero, no? Come può reagire una persona? Ma la persona è viva, ma l'acqua non è viva, in teoria. Cioè, però reagisce come se fosse viva, quindi forse tutta l'acqua del mondo è un organismo? No, no, aspetta, l'abbiamo capito. Chiariamo. Innanzitutto precisiamo che quel bicchiere che tu hai sulla tua scrivania sta reagendo a tutto, quindi non al tuo pensiero, ma al pensiero di Paolo, al pensiero di Donata, al tuo pensiero, ma anche a quelli che sono i disturbi elettrici, anzi, certo, quasi, certo, sicuramente, certo. Quasi sicuramente influenzandoli, i disturbi elettrici la stanno influenzando in maggiore misura, quindi sono, secondo me, è miscelata da tanti parametri. E questo riguarda tutte le acque. Poi, te l'ho detto prima, il problema è se noi poi le agitiamo, se noi facciamo dei moti vorticosi, l'acqua azzera quelle che possono essere dei magazzini che lui ha memorizzato. Però sul discorso l'acqua vivente che tu hai fatto, là mi sollecita un discorso meraviglioso. Proprio prima del 1600, quando era in vita quello che si chiamava l'alchimia, i vecchi, e ancora oggi i mistici, considerano qualsiasi cosa che si trova nel nostro ambiente vivente. Un albero è vivente perché sappiamo che è un essere vegetale, ma secondo i mistici anche la pietra è in qualche modo un essere vivente. E che noi non riusciamo a concepire la vita di una pietra. In realtà la pietra cresce perché non cresce alla temperatura ambiente, ma cresce nelle temperature di 1500-1800 gradi della fornace terrestre, però la pietra si forma, oppure una struttura cristallina di una roccia che tende a modificarsi. In realtà il concetto di vita per oggetti come l'acqua o i minerali è un concetto molto complicato, che non riguarda il fatto che uno, ecco, hanno la possibilità di parola, oppure fanno procreazione o si alimentano così come ci alimentiamo noi, però può essere immaginata come una struttura vivente anche quella. Qua a questo punto sono gli egiziani che ci danno una mano, perché gli egiziani davano quattro tipi di anime agli esseri viventi e loro parlavano del famoso materiale, non mi ricordo, aspetta, il ba specificato. Allora, gli egiziani tenevano il ka, il due ka e due ba come elementi spirituali fondamentali. Uno di questi due ba era il famoso ba specificato. Il ba specificato era una struttura animica che loro concredevano che tutti i corpi dell'universo possedevano. E questa, ovviamente, una struttura animica fatta a sé, non è che il sasso quando si addormenta sogna, il sasso non si addormenta e non sogna, il sasso è sempre un sasso, quindi da un punto di vista fisico, e noi non dobbiamo parlare del sasso come qualche cosa di magico, però ha una sua struttura interna, ecco, una vibrazione che gli antichi gli davano quasi un valore animico, e su questo valore si può parlare della vita del sasso. Ma tieni presente che gli indiani d'America, i nativi americani, avevano lo stesso concetto, e gli sciamani, che avevano gli egiziani, cioè che qualsiasi oggetto che tu trovi in natura ha una sua struttura vivente, anche se è di difficile interpretazione secondo i canoni che noi oggi usiamo per caratterizzare la vita. Sì, ma io sono una persona scientifica, non posso pensare che il mio mouse è vivo. non capisco, una pietra è viva. Cioè, ho capito che siamo così intelligenti noi esseri umani che abbiamo creato un'automobile che io giro una roba, questo si mette in moto, schiaccio e mi sposta. Quindi sembrerebbe anche, tra virgolette, viva, ma è un meccanismo, un macchinario, è un qualche cosa che l'uomo ha costruito. Ora, un pezzo di pietra, ma non l'abbiamo costruito ovviamente noi, non per quello che sappiamo, però qual è la definizione di vita? Che cos'è la vita? Perché se no possiamo
No, hai citato. Allora, il problema è questo. Allora, se io ti dico che il sole è vivente, tu dici, ma come, il sole è la stessa cosa di prima, del sasso? No, il sole è vivente perché è nato e morirà. Il sasso muore anche lui quando morirà il sole, perché il sole diventerà probabilmente una, secondo le teorie attuali, fra 5 miliardi di anni il sole diventerà una gigante, una piccola, si ingrandirà e diventerà rossa, ingloberà l'orbita della Terra e brucerà tutti i sassi. Questa è una teoria. No, vabbè, è sicuro che il sole distruggerà la Terra, però fra 5 miliardi di anni, quindi ci vorrà tempo, no? Va bene. E quindi? Perciò ti dico, se noi consideriamo la vita vista come un meccanismo in cui noi dobbiamo pensare a uno che va a scuola, si sposa, o no, non è così, la pietra non ha questo tipo di vita, ma la pietra è nata e morirà. Ecco, e questo è sufficiente per garantirgli il fatto che è una vita. Il problema è la definizione di vita che noi abbiamo. Allora è chiaro che tu hai ragione, la tua vita, la vita mia, la vita dei miei figli, non ha nessun paragone neanche con la vita degli alberi, perché sono due paragoni diversi. Per esempio, gli alberi si muovono, ma non nel molto singolo, piano. Ma nella... Dimmi, scusa. Molto piano. Se tu osservi da un satellite lo spostamento delle foreste, ti accorgi che il manto erboso ha anche la sua capacità di movimento, ma la sua capacità di movimento la traduce nelle specie successive, cioè in quelle che germoglieranno gli anni successivi. Quindi quello è un concetto di vita diverso già quello dalla nostra vita. La pietra avrà un suo modo di vita, forse il tuo mouse potrà considerarsi uno stato di vita, ma ovviamente poco significativo, cioè a un livello di importanza e di energia molto bassa. Sì, diciamo forse la vita che c'è nell'essere umano è di un certo tipo. Ovviamente le piante e gli animali, anzi gli animali sono un altro tipo di vita, ma sempre vita, e le piante è ancora diverso. Però perché sempre cercano di tendere alla sopravvivenza. Se tu gli sposti la luce, la pianta si sposta, si gira. Aspetta, forse mi viene questo tipo di spiegazione per farti capire il mio pensiero, perché è chiaro che non è scienza questo, è un pensiero filosofico. Certo. Allora, aspetta, l'universo nasce, quindi nasce il Big Bang, no? Allora, che cosa succede? La materia si comincia a strutturare, quindi in poche parole si sono formati i nucleoni, no? Si sono formati i protoni. Poi a quel punto, dopo un certo tempo, i protoni cominciano a attirare elettroni e si forma l'idrogeno, ok? Allora, l'idrogeno, poi a un certo punto si creano le prime nubi interstellari, quindi si formano le prime stelle, le prime esplosioni galattiche, la formazione di strutture solide. Ok, aspetta, queste strutture solide che si formano sono state prodotte, chiamiamole, da quella consapevolezza dell'energia portante della divinità. Mo la divinità le ha prodotte, questo sciame di energia e di materia sta andando in questa direzione. A un certo punto, su uno di questi pianeti, si sviluppa un manto erboso. Quel manto erboso, poi dopo si sviluppano dei mammiferi, al che l'uomo. In poche parole, non c'è nessuna differenza fra il primo livello, il livello della materia fisica, il secondo livello, il livello della materia vegetale, e il terzo livello, il livello della materia vivente. Quello che noi chiamiamo il mammifero, quindi l'uomo capace di farsi delle domande, è semplicemente la specie che in quella direzione che io ho fatto è la più evoluta ed è capace di farsi domande sui mondi inferiori. Però i mondi si sono nati così. Dio, infatti, per me non è venuto sulla Terra e ha creato il mondo. Dio ha semplicemente innescato la scintilla della creazione con il presupposto che sarebbe arrivato poi la condizione per la quale sui mondi si sarebbe germogliata la vita, come la intendiamo noi. Ma tutto questo flusso di materia che viene generato è un flusso portante di creazione, che viene da una consapevolezza cosmica, quindi da un Dio, che poi ha mandato dopo i suoi emissari. Però questa è la proiezione della... Allora a quel punto là tu vedi che la materia può essere, la puoi considerare vivente da questo aspetto, non dal nostro punto di vista. Sono d'accordo con te. Va bene, io ti ringrazio. Però possiamo, tornando un attimino indietro, professore, al discorso dell'acqua che Fabrizio ha fatto dicendo che l'acqua è una materia morta, hai detto? No, ho detto secondo,
Se è vero che reagisce così alle intenzioni, allora deve essere viva. È viva, per una semplice ragione, perché se te prendi due vasche, due piscine piccole, la metti una al sole e una la metti all'ombra. Quella al sole ovviamente con i fotoni, con, di ritorna vapore acqua, ritorna su e poi riscende. Il discorso di quello che noi lo mettiamo sotto delle ombre, sotto queste ombre si formano delle alghe. E per formarsi delle alghe ci vuole una vita, che automaticamente ci fa capire che l'acqua è vita. Cioè ci sono questo è scientificamente provato, Fabrizio, sicché cioè, puoi analizzare questa cosa qui da un punto di vista informativo, come tu lo vuoi prendere. E poi anche da un altro punto di vista, diciamo un pochino più metaforico, se vogliamo dirlo in questa maniera, quando noi beviamo, che abbiamo l'opportunità di bere o da una bottiglia o da un bicchiere d'acqua o da un bicchiere, raramente andiamo sotto una fonte e ci abbeveriamo direttamente con la bocca, però automaticamente noi questa bottiglia e quest'acqua la mettiamo in una mano, dove in una mano noi abbiamo già delle informazioni, come diceva prima il professore, cioè l'acqua ci conduce a delle informazioni che noi già gli diamo in anticipo. Noi ovviamente trasformiamo tutto in minuti, in secondi, ma per quanto riguarda sia l'acqua, la natura, cioè il tempo non esiste per loro. Ciò che allora, conta è l'informazione che noi diamo. Allora, io voglio chiarire a Fabrizio un esperimento che ho avuto modo e piacere di vedere con i miei occhi, perché mo mi ha fatto venire Donata facendo questo esempio, nello studio del professor Vittorio Elia. Allora, Vittorio ha preparato un esperimento in cui ha messo delle provette, dei contenitori, dei flacconcini contenenti delle acque molto distillate. No? Lo riassumo creando anche probabilmente delle imperfezioni, quindi mi scuso se eventualmente tu poi questo lo manderai in onda e mi scuso direttamente adesso col Vittorio se non sarò in grado di chiarire bene l'esperimento in sé, ma lo voglio descrivere in maniera quanto più semplice possibile per farlo capire a te o al pubblico. No? Grazie. Allora, queste acque venivano messe su delle file, no? Erano centinaia di flacconi, però la prima fila era un'acqua tipo A. Non mi fare domande su questo, perché c'erano delle variazioni che erano state immesse. Comunque, un'acqua di tipo A. Nell'altra c'era un'acqua normale, poi c'era un'acqua di tipo A, poi nell'altra c'era un'acqua normale. Passando il tempo, ogni mese, non so, ogni 3 settimane, non so, ogni quando, lui prendeva e faceva un certo tipo di analisi, flaccone per flaccone. Nel tempo, lui che cosa ha scoperto? Ha scoperto che i flacconi a fianco, quelli diciamo di acqua neutra, diventavano molto simili all'acqua di tipo A. Questo io lo descrivo nel mio libro, questo esperimento in dettaglio ovviamente, in maggiore dettaglio. Quindi che significa? I contenitori erano chiusi, sigillati ed erano ermetici. Quindi vuol dire, come diceva anche Donata, che le acque hanno avuto la capacità di comunicare all'acqua a fianco delle proprietà. Perché erano l'acqua... trasparenti i contenuti? Come? I contenitori erano trasparenti? Erano trasparenti, sì, erano trasparenti e venivano messi, sì, ma bravo, bravo, può darsi che erano biofotoni, può darsi che era un messaggio elettromagnetico, un messaggio elettromagnetico sicuro, in cui l'acqua comunicava all'altra acqua. Tant'è vero che quando io in qualche conferenza ho ripetuto e ho descritto questo esperimento, io faccio una battuta in cui dico, se voi mi mettete una bottiglia di acqua e una di cianuro e li fate stare per troppi mesi vicine, io non me la bevo quell'acqua. Sì. È vero. Perché è capace che la bottiglia di cianuro abbia prodotto delle informazioni negative a quell'acqua. Questo esperimento è clamoroso, è uno degli ultimi che lui ha fatto, è clamoroso e spiega a questo punto come l'acqua comunica in maniera elettromagnetica. Adesso questo lo vogliamo guardare come vita o lo vogliamo guardare come messaggio, lo possiamo guardare in qualsiasi modo, però è chiaro che dell'acqua, come abbiamo detto all'inizio, sappiamo veramente poco, no? Viste queste scoperte. Beh, però il mio mouse comunica con la tastiera attraverso qualche la luce. Un messaggio infrarossi. Non so, io sono, scusate, io sono peggio di San Tommaso. Giusto. Però perché anch'io ho fatto delle ricerche sull'acqua, sono molto interessata sull'acqua, anzi poi un giorno quando questo ricercatore con cui ho fatto questi esperimenti vorrà parlare spiegherò quello che abbiamo scoperto perché è interessante ed è per questo che mi permetto di alle volte
di essere critico. Perché io ho visto delle cose diverse. Giusto. Va bene. Professore, ci può dire il titolo del suo libro? Quale? Il terzo? Quello che ho citato più spesso. Quello dove lei ci diceva nel terzo capitolo, nel settimo capitolo. Aspetta. Eccolo qua. Lo vedete? Unicità della conoscenza. Ah, bello. Un trattato di filosofia, diciamo, però ci sta dentro molta scienza, diciamo, all'interno. Wow, ma è immenso. Sì, è un bel balloppo. È grande, è imponente, sì. Ecco perché diceva nel mio capitolo terzo. Lo possiamo trovare in vendita online? Sì, lo puoi trovare pure su Amazon, quindi lo puoi ritirare, lo puoi ordinare quando vuoi tu. Com'è che si intitola? Unicità della conoscenza. Se Unicità vuoi ti mando via WhatsApp delle indicazioni. No, io dicevo anche magari per gli ascoltatori, che così se si sono incuriositi possono andare a comprare. Ovviamente non si, allora è un libro in cui il titolo preciso è Trattato di filosofia ed ermetismo, nel quale io mi cautelo perché gli argomenti scientifici contenuti vengono, come dire, coperti da questa aurea, chiamiamola così, filosofica, anche perché la parte poi preponderante dei capitoli successivi sono molto spirituali. Cito anche Lipton, ma ci sono dei capitoli che si parla di sciamanesimo, di alchimia. Poi ci sono alcuni molto scientifici, come il capitolo sull'acqua. Ovviamente io parlo di tutto quello che la scienza ufficiale non vuole far passare, però in quei capitoli ne parlo. E aspetta, c'è un capitolo che voi americani non dovete leggere. Io sono italiano, vivo in America. È il capitolo 4, perché nel capitolo 4 io parlo anche dell'11 settembre. Però lo utilizzo, utilizzo una strategia di perché il capitolo 4 parla di comunicazione, come, che cosa succede oggi e perché vengono comunicate delle informazioni e come, in qual modo, e quindi io entro in alcuni retroscena della comunicazione su certi argomenti importanti e faccio capire come ci sono delle discrepanze, e queste discrepanze devono aiutare colui che legge a cercare di conoscere la verità. È una cosa delicata quell'aspetto, però poi lo vedrai, sta solo in un paragrafo del capitolo 4. Allora ti faccio una domanda, perché adesso mi hai fatto... Allora tu che cosa ne pensi di questa pandemia, di tutti questi morti che ci sono oggi? Non me la dovevi fare questa domanda. Ma io ho capito. Allora, la tua opinione. Al 90% non ci credo. Mentre per il 10% sì, cioè in poche parole, io credo che qualcosa è successo, però adesso stanno coltivando, stanno aggiungendo in più qualcosa sopra, fammi uscire con questa affermazione, la voglio più caratterizzare. Allora, qualche cosa è successo realmente, però adesso ci stanno ricamando sopra per altri motivi, di cui credo però qui non possiamo approfondire o parlarne, ma per altre ragioni. Cioè, io credo che adesso quello che sta adesso non è quello che stava 4 mesi fa. Ecco, questa è la risposta, diciamo. Va bene, allora cari amici, amanti del buon senso, secondo me chi tace è un, come si può dire, non è che acconsente, però diventa, chi non dice quello che pensa, per quanto riguarda, sto parlando dei dottori, oltre che delle persone, diciamo, normali che stanno vivendo, chi non dice niente e accetta tutto quello che sta succedendo in questi giorni, è complice, secondo me, è complice. Quindi io sono contento che tu ti sei espresso, perché ho capito che non sei un complice. No, assolutamente. Se devo scendere in piazza a combattere, combatterò. Anche alla mia età. No, ma vedi, basta il pensiero, perché il pensiero influenza altre persone, altri pensieri, e le persone incominciano a capire. Quando c'è una massa critica sufficiente... No, ma a questo punto ti dico, allora leggiti assolutamente il capitolo 4, perché nel capitolo 4 io parlo di comunicazione e lì anche in maniera quasi come se l'avessi anticipata, anche se non parlo del Covid-19, faccio capire come puoi studiare un meccanismo per ingannare miliardi di persone. Si può fare. Va bene, adesso vado a comprare subito il libro. Me l'hai venduto, va bene, sono d'accordo.
Va bene, penso che siamo andati un po' lunghi, abbiamo incominciato così giusto per fare una chiacchierata fra di noi, però sono uscite delle cose interessanti, quindi io mi prenoto per avere un po' del tempo e magari insieme di mandare avanti questi, magari prendendo un argomento per argomento, cosa precisa, però più breve, perché così le persone diventa più leggero per loro ascoltare, digerire, apprendere, assumere tutte queste informazioni che sono molto interessanti. Va bene, quindi, ti ringrazio. Io sono onorato della vostra presenza e sono contento innanzitutto di averti visto, ma sono contento di aver conosciuto Paolo e Donata, che sono delle persone fantastiche, quindi speriamo che tutto si ridimensioni, così posso venirti a trovare in Florida e quindi poi conoscervi di persona. Sì, pare che fra 2 anni le cose torneranno. Guarda Vincenzo, che questo che lui ha detto è una fake news. Non è vero, ma se è vero, no, ma io credo che daranno ragione. Allora, io credo che nel 2021 ci saranno dei cambiamenti. Tieni presente che voi avete un capo di Stato che io apprezzo, ma spero di non offendere nessuno. Voi avete un grande presidente in questo momento, un grande presidente che io qui lo vorrei avere al posto dei miei governi. Io vorrei avere il presidente Trump. Bene, allora sappi che io settimana scorsa ho creato sulla mia radio proprio un podcast con i messaggi per la Casa Bianca, per il Presidente. Quindi ho un ricercatore delle Mauritius che ha fatto un protocollo per curare questo virus che c'è in questo momento e ha registrato in inglese ovviamente, in maniera molto molto semplice, questo protocollo. Quindi anche tu, se vuoi dire qualche cosa, e anche voi amici che state ascoltando questa registrazione, se volete mandare un messaggio al presidente, sempre che non sia politico, che non siano parolacce, ok, perché allora quelle le censuro, però potete lasciare un messaggio vocale con WhatsApp sul numero mio del cellulare e che trovate su italy13.com, e quindi io lo metterò qui sopra e avviso la Casa Bianca che ci sono questi messaggi. Una volta alla settimana gli mando un messaggino finché li leggono. Quindi vediamo. Ottimo. O finché gli sparano. No, sparano, no, magari spariscono. Non deve succedere. Comunque, non deve succedere. Va bene. No, ma non succederà, sto scherzando. Senti, è stato un piacere anche per noi conoscerti, e certamente se quando il tutto si riaprirà, saremo grati di poterti ospitare se ci vieni a fare visita, e se noi potremo venire in Italia, perché noi già noi veniamo in Italia tutti gli anni. Quest'anno però chiaramente, nonostante che il programma era per giugno, mi sa che quest'anno per giugno non ce la faremo. Però se dovessero riaprire le frontiere, ci potremmo vedere in Italia, no? Sì, ma a proposito, volevo importantissimo questa cosa: se venite in Italia, ecco, probabilmente a giugno non ce la facciamo, perché no, a giugno non sicuro, no, ma anch'io io per esempio ho il museo chiuso, che non posso aprire, anche se domani ufficialmente io potrei aprirlo, ma non ho i mezzi per poter creare le condizioni che loro mi hanno detto, quindi le richieste di governo a settembre, non lo so. Ma se voi venite in Italia, siete miei ospiti, anche se dobbiamo andare soltanto a vederlo chiuso, diciamo, no? Nel mio museo, perché ho creato un museo della scienza e della tecnica interattivo, che è una cattedrale nel deserto, è un gioiellino che sta qui in Italia, che mi dispiace, se io conoscessi bene la lingua inglese lo proporrei per farlo trasferire lì da voi. È un piccolo gioiellino di museo, è un museo, non è grande, è un appartamento, no? Che sta a Morcone, un paesino meraviglioso che mi ospita e mi vuole bene. Io c'è il sindaco di Morcone, che è una persona che io stimo tantissimo, e mi hanno offerto questa opportunità, in cui lì c'ho questo museo che è stato in questi anni, sono 5 anni che è aperto. Appena venite in Italia dovete assolutamente venirmi a trovare. Certo. Senz'altro, grazie per l'invito. Ingresso gratuito per voi, e se venite d'estate mia moglie preparerà un pranzetto e venite a pranzo anche a casa mia. Ottimo, grazie. Professore, le volevo fare una domanda prima di chiudere. Sì. Conosce lei l'acqua di Pratella? Sì,
Sì, l'acqua di Pratella. Pratella è una località che si trova vicino Caserta, che io conosco anche bene perché andavo spesso a esplorare le montagne lì quando ero più giovane, e lì ci stanno degli stabilimenti che producono un'acqua che viene venduta, imbottigliata ovviamente, viene venduta. È un'acqua ovviamente minerale, che ha dei contenuti minerali. Mm-hmm. Ma qui in zona abbiamo parecchia acqua, abbiamo anche l'acqua Ferrarelle, che voi conoscete molto bene, che è famosissima in Italia, che i cui stabilimenti stanno non a Pratella, ma stanno a Riardo, quindi stanno in una località, diciamo, più o meno geologicamente la stessa, anche se è molto distante tra le località. Sì, conosco l'acqua di Pratella. Quando, se avremo modo, quando veniamo in Italia, le voglio, perché non so di preciso dove si trova questo posto, però in Puglia, dove sono cresciuta io, c'è una fontana che ha delle proprietà veramente fantastiche. Non so dove si trova, cioè so dove si trova, ma non lo so spiegare così a voce, perché ci so arrivare, perché andavo lì da piccolina a prendere l'acqua per la nonna, per la zia, tutte queste cose qui, che nonna. Però ha delle proprietà che sono state studiate su all'Università di Modena, delle proprietà veramente particolari, delle proprietà energetiche veramente forti. Quest'acqua cura un particolare stato, oppure generica? Mi sembra che curi qualcosa, però non ne sono sicura, bisogna che riguardi un po' sulle mie informazioni. Io in Francia, per esempio, sono stata a Rennes-le-Château, dove lì per esempio ci stanno delle fontane con acque curative per gli occhi, dove ogni posto poi ha un'acqua particolare. Sì, ma questo si trova in Puglia, cioè non in Puglia, è in Campania, tra la provincia, tra la Puglia e la Campania, proprio a confine. Quindi sarà un centinaio di chilometri, forse anche meno, una cinquantina di chilometri da Morcone, probabilmente, perché Morcone si trova un po' verso la zona in cui poi sotto, andando verso il basso, c'è il confine con la Puglia. Comunque, quando avremo modo, le dirò dove si trova questo posto. Va bene, grazie tantissimo allora per il tuo tempo, per le informazioni, la chiacchierata che abbiamo fatto. Noi ci sentiamo sempre su italy13.com, dove ci sono tutte le informazioni per le interviste e tutte le altre persone che mettono contenuti in questo hub di buonsenso. Grazie, dottore. Grazie a voi. Grazie a voi. Chiudo. Grazie, buonasera. Un abbraccio dalla Florida.